La NASA non è niente più che una massoneria gesuita un'occulta profondamente satanica per il controllo mentale, l'operazione dell'inganno del nuovo ordine mondiale. Come la velocità della luce, anni luce, si tratta di un'ulteriore menzogna ed ora hanno anche nuove idee, un nuovo ordine che in qualche modo andrà a salvare il mondo. Francesco ha precedentemente assicurato che ha legami amichevoli con tutte le religioni. Così ci sarà una scelta logica con la rappresentante dell'umanità che stabilirà un trattato di pace con questi invasori da fuori dallo spazio. Questo trattato sarà: 1. Fine della guerra esattamente 150 giorni dall'inizio. 2. Mettere il Papa a capo del nuovo ordine mondiale come rappresentante dell'umanità. Ad esempio il firmamento, nuovamente. Il resto di voi, seguaci, dovreste considerare che il nuovo ordine mondiale non è stato soddisfatto di abbattere la generazione di chi guarda i video. Altri invece sostengono con orgoglio di sapere chi si cela dietro ai poteri occulti, li identifica nel nuovo ordine mondiale, negli illuminati, nelle organizzazioni segrete internazionali come il Bilderberg Group o il Bohemian Grove. Il loro dio sole, l'indottrinamento del culto del sole, imposto dal Vaticano e dai massoni adoratori del sole, dalla NASA e dal nuovo ordine mondiale, dai sodomiti ed altre dottrine sessuali che hanno diffuso ovunque tramite riflessi condizionati, manipolazioni con meccanismi controllati di pensiero globale attraverso i mass media capaci di controllare, di lobotomizzare seriamente queste legioni di inconsapevoli schiavi mentali. Invece tutte le menti deboli, i tirapiedi del nuovo ordine mondiale, con immediatezza ed automaticamente finiti nelle file servili dell'oppressore. Ricordo quando ancora credevo un'unica nazione sotto un dio, quando quella bandiera non era semplicemente il simbolo che salutava la marcia del nuovo ordine mondiale. Un paio di mesi fa sono arrivato alla conclusione che il nuovo ordine mondiale, controllo remoto per intaccare il cervello di una persona ignara. Benvenuti nel nuovo ordine mondiale. Globo, le fondamenta dell'evoluzione, del Big Bang, dell'ateismo, della semina aliena, del paganesimo, dell'occulto, del nuovo ordine mondiale, del controllo satanico del mondo. Si tratta di roba che scrissi sul cosiddetto nuovo ordine mondiale. Tutto, quasi ciò che predissi, si sta verificando con precisione cronometrica o si verificherà in un futuro più o meno lontano. La settimana prima ha anche chiesto un governo unico ed autorità politica, sostenendo che è necessaria la creazione di un unico governo mondiale per combattere le questioni più importanti come il cambiamento climatico. David Rockefeller ha più volte affermato che una crisi globale avrebbe dovuto verificarsi prima che il popolo del mondo fosse stato disposto ad accettare un nuovo ordine mondiale. Sicuramente quando l'economia mondiale ha subito il drammatico crash nel 2008, i leader mondiali hanno annunciato ancora una volta la necessità di un nuovo ordine mondiale, con un controllo finanziario globale. Come dimostrato da Papa Francesco, il cambiamento climatico e la diffusione del riscaldamento globale sono al momento il sistema preferito di allarmismo da parte delle l'elite globale, perché in questo modo cercano di far sì che l'umanità si accosti il più possibile per accettare la regola di un governo totalitario. Il Papa gesuita è l'attore chiave nel programma per inaugurare un nuovo ordine mondiale, determinato a trarre in errore il suo gregge mentre si occupa della cabala globale. Segue il video di Papa Francesco. Perché il piatto dell'elite è di annunciare in un futuro prossimo la scoperta di una razza extraterrestre che potrebbe averci creati e che confuterà la creazione descritta nella Genesi, che unificherà tutti i paesi sotto il nuovo ordine mondiale per combattere uniti contro questa minaccia aliena. Questo, quando arriverà Gesù, lui, non la sua Chiesa, lui il Re della Gloria, lui fonderà il regno. I Cavalieri Templari sono il cuore di questa cospirazione per governare il mondo, conosciuti oggi in modo diverso come il nuovo ordine mondiale. I gesuiti sono in realtà i Cavalieri Templari rinati, tutto senza confini, senza restrizioni, senza comandi. E tutte queste cose sono legate quando si arriva al suo vero nucleo, alla cospirazione, al cuore di questo nuovo ordine mondiale, l'anticristo, il paganesimo, il programma babilonese del nuovo ordine mondiale. Per quale motivo pensate che festeggiano la cultura dell'antica Babilonia? Perché questa è la religione del nuovo ordine mondiale luciferino. E voglio parlarvi di come l'anticristo usa l'illusione e la realtà virtuale per portare il nuovo ordine mondiale e creare un mondo dove le persone non avranno più a che fare con la verità. La verità è che sei qui sia per illuminare o scoraggiare. Infatti, noi, persone di questa terra, dobbiamo creare il nuovo ordine mondiale. Ora, cerchiamo di essere chiari. Il nuovo ordine mondiale di cui sto parlando non è quello che conosciamo, tipo questi esseri inutili che sognano. No. Abbiamo davanti a noi l'opportunità di forgiare il nuovo ordine mondiale, un ordine governato dalla legge, non la legge della giungla, governi che conducono nazioni. George Bush. Dal 2003, quando sono stato battezzato e sono arrivato fino al 2017, ho fatto ricerche su qualsiasi cospirazione moderna concepibile. Decreti, operazioni e frazioni di riserve bancarie, banche centrali, nuovo ordine mondiale, massoneria, la finta missione spaziale, John Kennedy, l'11 settembre, falsi attacchi, operazione Monarch, alieni. Usufruisco di Google, l'arma del grande fratello. Ma chiamiamolo illuminato o nuovo ordine mondiale. Non penserete che Google sia del popolo, vero? È un'arma usata contro il popolo. L'elite satanica ha un piano per creare un nuovo governo mondiale o un nuovo ordine mondiale e di nascondere Dio e distruggere il cristianesimo. Che tu sia parzialmente o completamente sveglio o sveglia, avrai sentito il termine nuovo ordine mondiale. È il termine usato per descrivere molti differenti aspetti del nostro mondo. Se credi che i governi rappresentano l'ordine mondiale, ti stai sbagliando. L'ordine mondiale è un governo ombra a livello mondiale che agisce dietro le scene. L'ordine mondiale controlla tutti i governi, così come controlla il mondo intero. L'amore è la sola ragione per cui esistiamo, per onorare, servire e proteggere coloro che abbiamo imparato ad amare con tutto il nostro cuore. Il sentimento è tutto nella vita. Senza sentimento, senza emozione, non saremmo esseri umani. Ogni singolo ordine mondiale posseduto, dal passato al presente, aveva solo una priorità. Distruggere lo spirito umano, sostituirlo con la negatività assoluta, per convertire gli esseri umani amorevoli in schiavi obbedienti senza mente, dando vita al nuovo ordine mondiale. L'energia negativa del male ha creato eserciti interi di esseri umani dementi e posseduti. Così adesso sapete la verità sulla vera ragione per il calendario che inizia il 1° gennaio. È sia l'inizio del nuovo anno che l'inizio della nuova età dell'oro o del nuovo ordine mondiale. La crisi del Golfo Persico, per quanto sia grave, offre anche una rara opportunità di spostarsi verso un periodo storico di cooperazione. In questi tempi difficili, il nostro quinto obiettivo di un nuovo ordine mondiale può emergere, una nuova era. In questo momento lavorano insieme arabi, europei, asiatici, africani, in difesa dei principi del sogno di un nuovo ordine mondiale. Abbiamo davanti a noi l'opportunità di forgiare per noi e per le future generazioni un nuovo ordine mondiale. Quando avremo successo, e lo avremo, ci saranno delle vere occasioni per questo nuovo ordine mondiale. È una grande idea, un nuovo ordine mondiale. Questo è un mondo degno per il futuro dei nostri bambini. Un mondo dove esiste una vera e reale prospettiva per un nuovo ordine mondiale. Ed è per questo che voglio parlare con voi oggi sul nuovo ordine che prende forma attorno a noi, sulla prospettiva per il nuovo ordine mondiale adesso a nostra portata. Parlerò di alcuni dettagli sulla possibilità del nuovo ordine mondiale, la ricerca del nuovo ordine mondiale. Nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale è veramente uno strumento per avviare un nuovo mondo di possibilità. L'ho detto così tante volte che se non si fa attenzione alla guerra di Gaza nella Palestina e non si salvano queste persone, allora la Palestina sarà la direzione del mondo, perché questa macchina del nuovo ordine mondiale dirige tutte queste persone e questo nuovo ordine mondiale vuole imporsi. Questo sarà quello che vedremo, sarà un sistema di repressione sociale di massa che scivola via da quello che stanno facendo queste persone, sufficientemente lungo per vedere il loro ordine mondiale realizzato completamente. Una volta che il nuovo ordine mondiale sarà iniziato, temo che sarà troppo tardi per l'umanità poter vedere nuovamente qualsiasi forma di libertà. Una testimonianza drammatica di ciò che il regime e il nuovo ordine mondiale è pronto a fare in qualsiasi paese, a qualsiasi persona sanissima. L'azione affermativa che abbiamo adesso è in realtà di creare un nuovo ordine mondiale, perché l'ordine globale sta cambiando ancora. Credo che io e voi, in particolare la vostra classe, ha una incredibile finestra di opportunità per guidare e dare forma al nuovo ordine mondiale per il XXI secolo. Il loro errore più grande. Sapevano che il collettivo umano stava raggiungendo una vibrazione molto elevata, ma non erano consapevoli della quantità di anime sveglie. Si sono accorti dell'errore di valutazione e si sono spaventati. Ora non si nascondono più, ora hanno fretta di lanciare ufficialmente un nuovo ordine mondiale. Ora i loro attacchi sono diretti e frontali e gli attacchi aumenteranno. Cercheranno con tutti i mezzi di far sì che la gente non si svegli. Cercheranno con tutti i mezzi che gli svegli non possano comunicare per non svegliare gli altri. Cercheranno con tutti i mezzi che i risvegliati vengano visti come pazzi o delinquenti. Qualunque cosa facciano, non importa. Il salto quantico si è già verificato. It's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. This is terrorism of the most worst kind, brought on you by our own government. To lead in shaping a new world order for the 21st century. Today is the first full day of the new world order. So you can expect that we will have transmission from time to time, and that's just the way it is. We've got to accept that this is the new world. Queste foto ricordano i paesaggi europei del XVIII e del XIX secolo. Se ignoriamo per un momento la linea temporale ufficiale, possiamo nutrire il pensiero che il nostro mondo è stato ridotto in rovina non molto tempo fa, e che questo evento ha permesso alle forze parassite di stabilire un nuovo ordine mondiale. Questo nuovo ordine mondiale è ancora in divenire e ha come obiettivo il completo sradicamento dell'uomo dal suo essere e dalla sua storia. A quel tempo la Cabala si sbarazzò di quegli industriali che si opponevano al piano di stabilire un nuovo ordine mondiale. Il soggetto del mio discorso sarà come la rivoluzione del Vaticano serve il nuovo ordine mondiale. Uno sguardo giusto e obiettivo alla situazione attuale non può fare a meno di cogliere la perfetta coerenza tra l'evoluzione del quadro politico globale e il ruolo che la Chiesa Cattolica ha assunto nell'istituzione del nuovo ordine mondiale. Sappiamo che il progetto del nuovo ordine mondiale consiste nell'instaurazione della tirannia da parte della massoneria. Possiamo dire che il nuovo ordine mondiale è l'antitesi della società cristiana. In questo discorso desidero trattare in particolare il rapporto tra la rivoluzione del Vaticano II e l'istituzione del nuovo ordine mondiale. L'autorità dei suoi leader, dell'antichiesa, dipenderà dal grado di sottomissione al nuovo ordine mondiale. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.